Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito il sommario di oggi. Pioggia di cenere e forti boati dall'Etna in eruzione. Adrano e Biancavilla ricoperte da una coltre nera che ha raggiunto anche Catania e altri centri sulle pendici del vulcano. Stop ai voli all'aeroporto di Fontanarossa fino alle 9 di domani. Tragico incidente a Gravina di Catania, una donna muore dopo aver perso il controllo dell'auto che si è ribaltata dopo essere finita contro un palo dell'illuminazione. Ultime ore di maltempo in Sicilia orientale, pioggia, forte vento e mareggiate, ma danni contenuti. A Caltanissetta ha ferito un passante colpito da una lamiera volata via. Previsto a breve un miglioramento delle condizioni meteo. E la strana domenica primaverile in allerta rossa rovina i programmi dei catanesi e soprattutto dei turisti che speravano di trascorrere qualche ora al mare. Quasi deserto il centro cittadino. Definite il programma delle commemorazioni in occasione del 23 maggio, giorno della strage di Capaci. Assente per impegni istituzionali la Premier Giorgia Meloni, ci sarà il Ministro dell'Interno Piantedosi. Amministrative 7 giorni al voto in Sicilia, 4 i capoluoghi di provincia coinvolti, alle urne poco meno di 130 comuni. Da domani l'arrivo dei big della politica nazionale per la chiusura della campagna elettorale. Buonasera dal nostro telegiornale. L'Etna si è risvegliato dando vita al primo parossismo del 2023. Boati in quota e pioggia di cenere a Catania e molti centri della provincia, in particolare Adrano e Biancavilla. Sospesa l'operatività dell'aeroporto Fontanarossa. Tonino De Mana. Dall'allerta rossa per il maltempo su Catania e Messina all'allerta rossa per l'Etna, che a maggio inoltrato decide di farsi sentire con il primo parossismo del 2023. Dopo alcuni giorni in cui il tremore era segnalato in costante aumento, diverse esplosioni vulcaniche si sono registrate in mattinata nella fascia pedemontana del versante di sud-ovest. Una nuova fase eruttiva è in corso sull'Etna, ma l'attività può essere seguita soltanto dagli strumenti dell'INGV di Catania, perché il maltempo che nasconde il vulcano con nuvole e cariche di pioggia ne impedisce l'osservazione diretta. È sul posto invece il vulcanologo Boris Beckne, che ha inviato questa testimonianza. Eccoci qua al cancello dell'Alto Montana, la milia della pista Alto Montana, e questo è il deposito di questa forte attività esplosiva di stamattina. Qua c'è un deposito di lapilli spesso alcuni centimetri, con lapilli che raggiungono anche alcuni centimetri, tipo 2-3 centimetri, qualcuno più grande qua e là. Questo è il risultato di questa ultima attività esplosiva, probabilmente al cratere di sud-est, che ormai sembra essersi calmata. Non c'è più ricaduta, non si sentono rumori. Quindi per questa volta è tutto. La cenere lavica, mista a pioggia, è caduta copiosa in diversi comuni alle pendici del vulcano. Forti boati sentiti dalla popolazione e seguiti da un'evidente caduta di cenere lavica su Biancavilla e Adrano, cui si riferiscono le immagini. Strade, tetti e balconi ricoperti da sabbia del deserto ed anneriti dalla fastidiosa coltre nera sospinta dal forte vento anche in direzione dell'aeroporto Fontanarossa. A tal proposito la SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, comunica la sospensione delle operazioni di volo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Numerosi voli sono stati già dirottati su Palermo. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato che a causa delle conseguenze dell'attività eruttiva dell'Etna sulle condizioni della pista, le operazioni di volo restano sospese fino a domattina alle ore 9 o comunque fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. E ora andiamo alla cronaca. Una donna è morta in un incidente stradale verificatosi oggi a Gravina di Catania. Era a bordo della sua Fiat Panda quando in via del Carabiniere ne ha perso il controllo. L'auto, forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, è finita contro un palo dell'illuminazione e si è ribaltata. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri. Sotto shock i familiari della vittima, accorsi dopo essere stati informati dell'incidente.
E cambiamo argomento, ancora qualche ora di attenzione, poi il maltempo fuori stagione che si è abbattuto sulla Sicilia orientale facendo scattare l'allerta rossa dovrebbe attenuarsi. Pioggia, forte vento e mareggiate hanno caratterizzato la giornata di oggi, danni comunque attenuati. Lorena Dolci. L'ondata di maltempo è arrivata, ma non così intensa come annunciato e pensando all'Emilia-Romagna viene da aggiungere per fortuna. L'allerta rossa su Catania e Messina e il resto della Sicilia orientale ha portato piogge e mareggiate, raffiche di vento, ma il bilancio finora non è drammatico. I vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi, la maggior parte per alberi pericolanti, pali divelti, cartelloni in bilico o allagamenti. A Caltanissette il forte vento ha fatto staccare la lamiera di un lucernario del cantiere del Palazzo di Giustizia. La lamiera ha colpito un ragazzo di 29 anni che stava camminando, ferendolo d'un braccio. Qui siamo ad Agrigento. Il vento ha sconvolto le piazzette di fronte allo stadio Esseneto di Agrigento, normalmente frequentata da bambini ed anziani. Situazione più critica alle isole Eolie, flagellate da una forte mareggiata. I siti più colpiti sono le aree portuali, dove le onde hanno scardinato la pavimentazione, come nel caso di Sottomonastero a Lipari. A Vulcano è stato distrutto il cantiere per la realizzazione del nuovo approdo per gli aliscafi. Le migliorate condizioni del mare consentono qualche collegamento da e per Lipari, Vulcano e Salina. Impossibile invece raggiungere le altre isole che restano isolate. Questo è il porto di Tremestieri a Messina, rimasto chiuso alcune ore per le condizioni meteo, con i mezzi pesanti dirottati sulla rada San Francesco. L'allerta meteo sulla Sicilia resta fino alle ore 24, codice rosso sui versanti orientali, arancione nel resto dell'isola. Attualmente abbiamo un minimo depressionario che è sullo Ionio e quindi a ridosso della costa orientale ed è quello che sta determinando l'instabilità di oggi. Fortunatamente non così intensa come era stata prevista, perché piano piano, siccome si sta spostando verso est, tenderà a mollare della presa nella giornata odierna sulla nostra regione. Questo non vuol dire che da domani ritornerà il sole a 360 gradi, però incominceremo ad avere al mattino ampi sprazzi di sereno, che però nel pomeriggio saranno accompagnati da instabilità atmosferica pomeridiana con temporali anche localmente intense sui rilievi delle aree interne, ma comunque che abbracceranno buona parte della nostra regione. Un quadro di instabilità generale che costringe gli stessi meteorologi a aggiornare continuamente le previsioni. E la piovosa e anomala domenica di primavera in allerta rossa ha rovinato i programmi dei catanesi e soprattutto dei turisti che speravano di trascorrere qualche ora al mare. Quasi deserto il centro cittadino. Emanuela Corsi. Dagli ombrelloni agli ombrelli. In questa domenica di fine maggio la centralissima via Etnea di Catania si presenta così. Una distesa di ombrelli sotto i quali cittadini e turisti coperti da piumini e impermeabili si riparano dalla pioggia. L'allerta rossa diramata ieri sera dalla Protezione Civile ha reso la città quasi deserta. In centro si incontrano per lo più turisti che hanno dovuto rivedere i loro piani a causa delle condizioni meteorologiche avverse. In questo tempo mi ha rovinato tutta la vacanza. Con le mie amiche, un mio amico è di Mine. Doveva venire oggi, ma è tutto allagato. Today we have no idea yet. We go to a restaurant and then. È strano perché da molto tempo ho trovato le date per venire in Italia e tutta la gente dicono che è veramente bene di essere qui in maggio e finalmente c'è pioggia, ma mi piace molto l'Italia e la ragione perché sono qui. Ve l'aspettavate questo tempo? No. Volevate l'estate? Speravamo, sì. Che tempo avete lasciato dalle vostre parti? C'era il sole. Programmi cambiati anche per i catanesi che ricordano il sole e il caldo degli anni passati. Tutti gli anni non sono uguali, purtroppo. Un maggio così non lo ricordo. Non è a mia memoria. Nelle località di mare c'è il deserto. Nel borgo di San Giovanni Licuti, nelle scorse settimane, preso d'assalto dai primi bagnanti, sembra novembre. Siamo qua a goderci questo tempo così strano per il periodo che è, però dai, tutto sommato va bene così. Ce la prendiamo come viene perché comunque non è freddo, quindi la passeggiata si può anche fare. Questo clima autunnale e non da primavera inoltrata a qualcuno però piace. Un maggio invernale. Il mare è in tempesta, però è sempre bello guardarlo. Al suo fascino? Sì,
Speriamo che non fa il tempo, il maltempo, speriamo che non porta danni. Domani poi sembra che il tempo si rimetta, dai. Perciò va bene. In attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche, la raccomandazione per tutti è di uscire o spostarsi solo in caso di necessità e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti. Stop sino al 26 maggio alle escursioni sul cratere La Fossa nell'isola di Vulcano. Con ordinanza sindacale è stato interdetto il sentiero percorso dagli escursionisti. La pioggia caduta intensamente la scorsa settimana ha danneggiato la parte bassa del tracciato, rendendo necessario un intervento per ripristinarne le condizioni di sicurezza. Definito il programma delle commemorazioni in occasione del 23 maggio, giorno della strage di Capaci. Fitta l'agenda di appuntamenti, annunciata la presenza a Palermo del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, assente per impegni istituzionali la premier Giorgia Meloni. Marco Gullà. Cortei, manifestazioni, centinaia di studenti coinvolti è l'evento principale che questa volta si terrà davanti l'aula bunker del carcere Ucciardone. Martedì 23 maggio sarà un giorno della memoria, come sempre, ricco di appuntamenti. Un giorno per ricordare il 31esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Si inizierà già domani con un corteo della rete antimafia che partirà dal tribunale e farà capolinea in questura. Martedì non ci saranno le navi della legalità al porto e non verrà nemmeno la premier Giorgia Meloni, impegnata nel Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza delle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna. In città dovrebbe arrivare invece il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per l'inaugurazione del giardino di Palazzo Jungo in Piazza Maggiore. Uno dei due momenti clou della giornata sarà davanti l'aula bunker dell'Ucciardone. Verrà allestito un palco in cui saliranno, tra gli altri, la sorella del magistrato ucciso Maria Falcone, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il procuratore capo Maurizio De Lucia, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. La mattinata, organizzata dalla polizia, invece si svolgerà prevalentemente tra il giardino della memoria e la caserma Lungaro. Iniziative anche all'aeroporto, dove, oltre a una mostra permanente che sarà inaugurata nell'area del ritiro bagagli, è previsto un altro dei momenti simbolo nella sala imbarchi alle 17:43, ovvero l'orario esatto di arrivo nel 92 dell'aereo da Roma con a bordo il giudice Falcone. Verrà eseguita la sonata numero 1 in fa minore. L'altro momento saliente sarà alle 17:58, orario della strage di Capaci. Sotto l'albero Falcone si terrà il consueto minuto di silenzio. Tanti appuntamenti, un unico ricordo. E adesso la politica. Manca una settimana esatta alle elezioni amministrative che serviranno ad eleggere sindaco e consiglio comunale a Catania e in altri 3 capoluoghi di provincia. Da domani in arrivo i big della politica nazionale per la chiusura della campagna elettorale. Maglio Viola. Ultima settimana di campagna elettorale in Sicilia in vista delle elezioni del 28 e 29 maggio, che vedranno al voto quasi 130 comuni. La Sicilia infatti vota con un ritardo di 2 settimane rispetto al resto del paese, che invece nelle stesse date vedrà i ballottaggi delle amministrative. 4 i capoluoghi di provincia, a cominciare da Catania, ma seguito da Ragusa, Siracusa e Trapani, 15 nel complesso i comuni maggiori chiamati alle urne. Ultima settimana, come di consueto, dedicata alla discesa dei big che verranno a chiudere le rispettive campagne elettorali. Per sostenere Enrico Trantino, candidato sindaco venerdì 26 maggio a Catania, l'ultima disponibile prima del silenzio elettorale e dell'apertura dei seggi, arriva sia la premier Giorgia Meloni che il leghista Matteo Salvini e il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Questo giusto per far capire quanto pesi Catania anche a livello nazionale nella tornata di elezioni. A proposito di Salvini, il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà in Sicilia per incontri istituzionali già da domani. Prima tappa lunedì 22 maggio a Catania per l'avvio dei lavori del quarto lotto del nuovo itinerario Catania-Ragusa. Nella stessa giornata sarà la presentazione delle liste dei candidati di Prima l'Italia. A seguire, ad Agrigento, ospite di un convegno organizzato da Confcommercio in tema di infrastrutture e turismo. Altra tappa allicata per un incontro in piazza con i cittadini per la presentazione della lista Lega Salvini Premier. Martedì 23 maggio infine è previsto un incontro con la stampa a Siracusa alla presentazione della lista dei candidati di Prima l'Italia. Nello stesso giorno c'era annunciata la presenza di Giorgia Meloni per le manifestazioni in ricordo di Falcone, ma non è confermata.
Da qui alla fine della campagna elettorale ci saranno anche altri big della politica nazionale in Sicilia. In Casa Dem si sta lavorando per una seconda presenza catanese della segretaria Alice Klein. Ancora non si è però stabilita una data. Prima del voto si terrà comunque un evento con l'ex ministro del Sud Giuseppe Provenzano. In zona 5 Stelle stanno lavorando al comizio dell'ex premier Giuseppe Conte, chiamato a parlare in una città dove il reddito di cittadinanza, proprio prossimo alla rimodulazione, ha toccato i tassi più alti di adesione. Anche il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, sta pensando a una prossima tappa a sostegno del candidato sindaco Gabriele Savoca. La conferenza episcopale italiana allenta le restrizioni anti-Covid e le messe tornano agli antichi canoni. Dopo oltre 2 anni in chiesa si rivede anche il segno della pace tra i fedeli. Adelaide Barbagallo. Stop alle mascherine, sia al segno della pace stringendosi le mani, torna l'acqua benedetta nelle acquasantiere. Nelle chiese italiane si chiude definitivamente il doloroso capitolo dell'emergenza Covid. Con una lettera indirizzata ai vescovi, la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana annuncia che tutte le attività ecclesiali, liturgiche, pie devozioni possono tornare ad essere vissute nelle modalità consuete. È la parola fine sulle restrizioni adottate per limitare i contagi. Che cosa cambierà nelle nostre comunità? La cosa più importante certamente credo che sia quella di poter di nuovo fare la comunione così come lo si desidera e come si era abituati. Si potrà di nuovo ricevere la comunione sulla bocca e potranno di nuovo le acque santiere essere piene di acqua benedetta. Possiamo riprendere l'aspersione con l'acqua benedetta durante le celebrazioni, possiamo riprendere le processioni offertoriali, già in tante comunità questa pratica era già ripresa, possiamo riprendere lo scambio della pace che tanto ci ha privato di umanità, di contatto fisico. La CEI lascia ai vescovi diocesani la possibilità di disporre o suggerire alcune norme precauzionali come l'igienizzazione delle mani prima della distribuzione della comunione. Giro di vite infine alle celebrazioni via web. Nei mesi bui della pandemia sono state la sola possibilità per vivere l'Eucaristia, anche con la comunione spirituale, ma c'è il rischio che vengano considerate un surrogato alla celebrazione in presenza e dunque viene raccomandato di limitarle. Ecco, tutto questo davvero ci fa gioire, ci fa dire grazie al Signore di questi momenti difficili che abbiamo vissuto, ma non possiamo dimenticare. Papa Francesco dice che ciò che di più grave c'è della pandemia è dimenticare quello che la pandemia ci ha insegnato. Il pensiero va infine alle tante persone che hanno perso la vita, tra cui centinaia di sacerdoti che hanno contratto l'infezione adoperandosi per il proprio ministero. Ci fermiamo, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati, siamo al calcio, mentre ancora resta da smaltire la delusione per la mancata qualificazione ai play-off, a Palermo ci si interroga già sul futuro. I tifosi chiedono una squadra in grado di lottare per la promozione, numerosi i giocatori in uscita. Da definire la posizione del tecnico Corini, Marco Gullà. Al triplice fischio di Palermo-Brescia, i tifosi rosanero dalla curva hanno intonato un coro: meritiamo di più. Segnale di delusione per dei playoff che erano ampiamente alla portata e che invece in maniera assolutamente rocambolesca sono stati falliti dal Palermo, che a fine primo tempo, avanti per 2-0, aveva in pugno vittoria e settimo posto. E adesso è già tempo di ripartire. Intanto la squadra rosanero proseguirà gli allenamenti ancora per qualche giorno prima del rompete le righe. Ma la domanda che i tifosi in questo momento si fanno è: che obiettivi ha il City Group per il Palermo? L'AD Soriano aveva parlato di anno di consolidamento per l'attuale campionato e poi obiettivo promozione dalla prossima stagione. Il banco di prova ovviamente sarà il mercato estivo. Ma è chiaro da parte di tutti, da parte della società, da parte della direzione tecnica, da parte mia, di cosa vuol dire indossare questa maglia, dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Questa esperienza secondo me sarà molto importante per andare a approfondire determinate situazioni e per far sì che questa squadra sia migliore e che porti il club dove tutti lo vogliamo portare, ne abbiamo la piena consapevolezza.
Ma uno dei nodi del nuovo Palermo sarà proprio quello relativo alla figura dell'allenatore. Al momento non filtrano novità sul futuro di Corini, ma il City Group sta già facendo le sue valutazioni e entro inizio giugno ci saranno sicuramente delle schiarite. E poi c'è da riscrivere il futuro di Matteo Brunori. Il bomber rosanero dovrebbe firmare il rinnovo e nonostante le sirene di mercato, che sicuramente suoneranno, resterà comunque al Palermo. Ci saranno invece molti calciatori con la valigia in mano, ma tutto ovviamente dipende dai programmi e dagli obiettivi che il City Group vorrà fissare per la prossima stagione. E per stasera dal TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.